La Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza ha consegnato gli attestati di fine corso ai 38 nuovi tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati. Presentato il nuovo cartellone delle mostre della rassegna Certaldo Arte 24. Sold out lo spettacolo Gallina Vecchia per una raccolta fondi a favore della Fondazione Ames. Minori stranieri non accompagnati, nuovi tutori. La Toscana ha 38 nuovi tutori volontari per minori stranieri non accompagnati. Gli attestati ai cittadini che hanno maturato la scelta e sostenuto la necessaria selezione e formazione sono stati consegnati a Palazzo del Pegaso dalla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. L'occasione di questa cerimonia attesta l'importanza della formazione di nuovi tutori e tutrici della regione toscana per persone di minore età, straniere e non accompagnate. Il ruolo dei tutori e tutrici volontari rappresenta quindi un significativo esempio di cittadinanza attiva e dà il segno di un impegno sociale che rende le nostre comunità più responsabili, più civili, più inclusive. E i tutori volontari sono cittadine e cittadini che a titolo gratuito e volontario presteranno il loro servizio in qualità di rappresentanti legali e di figure di riferimento rispetto alle necessità delle persone di minore età straniere e non accompagnate che, come sappiamo, vivono una condizione di particolare vulnerabilità. Sono i cosiddetti vulnerabili tra i vulnerabili perché persone di minore età, perché straniere e perché sole. Ai tutori volontari, alle tutrici volontarie appena formate che accompagneranno e sosterranno tale persone di minore età nel loro percorso di accoglienza e di integrazione all'interno delle nostre regioni, va quindi tutta la nostra autentica e sentita gratitudine. Il tutore volontario risponde a una legge nazionale e prevede figure selezionate e formate dai garanti di ogni regione tramite apposito bando e corso. I tutori saranno rappresentanti legali, al contempo figure di riferimento di cui bambini e adolescenti potranno avvalersi. È un sistema di accoglienza integrato, nel senso che vede tante figure che collaborano, istituzionali che collaborano, dal garante agli enti territoriali regione e comune, oltre diciamo il Ministero e il Tribunale per i minorenni, che è un po' al centro della regia, il regista di tutte queste attività che si svolgono intorno ai minori e che ha il compito proprio anche di essere istituzione, figura centrale di riferimento per i tutori volontari, questa nuova figura importantissima di cittadinanza attiva. Questo è un po' è il sistema, è un esempio di collaborazione sinergica finalizzata all'accoglienza. Un paese democratico che ha la vocazione dell'accoglienza, ecco, questo credo che questo sistema ancora da perfezionare, ancora da sviluppare, però effettivamente è stato veramente innovativo. L'Italia, che è un paese dove il volontariato è molto attivo, raccoglie questi, riesce a reclutare, si riescono a reclutare tutte queste persone che sono i tutori volontari consegneremo i titoli, no? Della loro formazione che è stata negli scorsi mesi a cura appunto del garante. E con la partecipazione del Tribunale per i minorenni, che avranno il compito di essere a loro volta figure di riferimento di questi ragazzi che arrivano da soli, senza familiari, e da tutte le parti del mondo e che hanno bisogno di essere inseriti, di essere integrati, lasciano delle situazioni, non sono spinti soltanto da come dire, dall'esigenza di migliorare la loro situazione economica, ma lasciano situazioni veramente molto complicate e molto dolorose, spesso di guerre, di persecuzioni,
e quindi hanno bisogno di avere dei riferimenti. Il tutore volontario è una figura molto molto importante, perché per loro, anche se ci sono tutta una serie di interventi previsti per loro, per la loro integrazione, per loro è difficile muoversi all'interno di questi, tra soggetti, istituzioni, autorità sanitarie, scolastiche, e quindi il tutore volontario è una figura che è importantissima, che ha il ruolo di stargli accanto, di accompagnarli e sostenere per muoversi e per potersi rapportare con tutte queste altre figure che stanno loro intorno. Il garante ha il compito periodicamente, appunto, di reclutare tutori volontari che rappresentano una cittadinanza attiva e di formarli insieme, appunto, al Tribunale per i minorenni, e oggi sono lieta di poter consegnare a loro, che saranno presenti immagino in sala più tardi, gli attestati di formazione. Il calendario con il nuovo bando per essere selezionati tutori volontari sarà pubblicato a breve sul sito della Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana. I primi incontri inizieranno a giugno. Noi abbiamo bisogno di nuovi tutori volontari di minori non accompagnati, perché la Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, una terra che sa accogliere, una terra che sa sostenere anche chi soffre di più. Chiudiamo gli occhi e mettiamoci in quelle ragazze, in quei ragazzi che arrivano nel nostro paese, che arrivano nella nostra Toscana, a volte non conoscono la nostra lingua, hanno bisogno di vicinanza, hanno bisogno di affetto, e sapere che oggi 38 cittadine e cittadini toscani si rendono disponibili a sostenerli, a supportarli, mi dà sempre di più il senso di quanto è grande il cuore toscano. E a loro grazie, grazie a chi ogni giorno si impegna per formarli, perché poi la formazione è fondamentale, grazie ai magistrati che svolgono un lavoro difficile in questo settore e che in questi anni hanno messo in campo con noi una proficua collaborazione. Certaldo Arte, una vetrina per l'arte contemporanea. Il suggestivo scenario di Palazzo Pretorio a Certaldo Alto si prepara ad accogliere un'eclettica rassegna artistica che promette di incantare i visitatori durante tutto l'anno. Certaldo Art 24 vedrà come protagonisti tre talentuosi artisti: Vincenzo Marsiglia, Caterina Tosoni e Carla Bedini. La rassegna è stata presentata in consiglio regionale al Media Center Sassoli alla presenza del presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo. La prima tappa di questa affascinante avventura artistica sarà inaugurata il 2 marzo con Vincenzo Marsiglia, Stars and Stones. La rassegna si inaugura il 2 di marzo con la mostra Stars and Stones di Vincenzo Marsiglia. La mostra è un progetto di arte contemporanea ed è quasi totalmente site specific, quindi dedicata al borgo di Certaldo Alto. Quindi troveremo, fra ologrammi, proiezioni che vanno a dialogare con gli affreschi presenti nelle sale di Palazzo Pretorio, oltre poi a opere rielaborate dallo stesso artista con la tecnica dell'HoloLens 2. E la mostra poi si completa con un'esposizione di marmi e alabastri pregiati. La seconda mostra invece che inaugureremo è la mostra dell'artista milanese Caterina Tosoni, Double Vision. In questo caso l'artista è stata prescelta per inserirla nell'ambito della seconda edizione del Festival della Sostenibilità Domani e Ora, che si terrà a Certaldo, appunto, nel mese di maggio. L'artista, appunto, è stata scelta perché già negli ultimi anni ha lavorato molto su opere di arte ambientale a livello monumentale, oltre che a fare sculture proprio con l'utilizzo di materiali di riciclo, e quindi proprio lavorando sul tema dell'ecologia. L'ultima mostra invece si inaugurerà nel mese di settembre e si protrarrà invece fino a gennaio del 2025. In questo caso vede la presenza di Carla Bedini con la mostra Spostare lo sguardo.
Si tratta di una pittura figurativa dove le sue figure sono figure iconiche e sono praticamente delle fanciulle con i grandi occhi sgranati, circondati da ambientazione dove il dettaglio diventa quasi maniacale. Le mostre sono patrocinate dal Consiglio regionale della Toscana e dal Comune di Certaldo con il coordinamento e il progetto di allestimento di Exponent. Siamo davvero entusiasti di poter presentare la nostra rassegna, una rassegna che appunto vede sì tre artisti importanti del nostro panorama nazionale, vede anche due donne che fanno parte del nostro percorso espositivo, Tosoni e Bedini, e poi Vincenzo Marsiglia. Siamo davvero felici di confermare questo bellissimo connubio che c'è fra tradizione e innovazione, fra il nostro borgo storico e il nostro Palazzo Vicariale, l'arte visiva e l'arte contemporanea. Le presenze sul nostro territorio, gli accessi ai musei ci confermano che stiamo crescendo, che il nostro borgo è apprezzato, che è un luogo dove ci si può rilassare, dove si può fruire dell'arte, della cultura, immersi in un bellissimo paesaggio collinare. Questa manifestazione è arrivata alla sua quarta edizione, ci ha abituato a un grande livello artistico in un contesto, quello del borgo storico di Certaldo, e quindi questa capacità di mettere insieme la tradizione storica con l'innovazione artistica. L'essere Certaldo è il luogo dove si crea arte, dove l'arte trova un luogo di esposizione e di divulgazione ai cittadini. Grande la partecipazione è stata a tutte le edizioni precedenti, e anche il livello di questa edizione garantirà sicuramente un gran numero di visitatori in uno dei borghi più belli della nostra regione. Tra l'altro poi il 2025 sarà un anniversario importante di Boccaccio, e quindi diventerà a livello nazionale un punto di riferimento per la cultura e sicuramente anche per la nostra regione. Già stiamo lavorando a una serie di eventi per il 2025 che serviranno ulteriormente a rafforzare una Certaldo che con le manifestazioni artistiche, ma anche con quelle enogastronomiche, ricordo Boccaccesca e ovviamente Mercanzia, che è uno dei punti di richiami più importanti, e si conferma un borgo vivo, vitale, tra l'altro con ancora tanti residenti che la popolano, quindi non un borgo morto, ma che sa fare proprio questa unione di paesaggio e attività gastronomiche e culturali che sono tipiche della nostra regione. Gallina Vecchia per Fondazione Ames. È da tutto esaurito lo spettacolo Gallina Vecchia della Compagnia Maldestro, che andrà in scena stasera alle 21.15 al Teatro Aurora di Scandicci. La performance sostiene il progetto di Fondazione Ames San Giovanni di Dio per un incremento delle risorse per il centro accessi vascolari ed è organizzata dalle varie sezioni dei soci Coop, Hauser e Spicci GL. Dopo la locandiera di Goldoni e Stenterello da Del Buono, si conclude con Augusto Novelli e la sua Gallina Vecchia, l'ideale trilogia sulla lingua drammaturgica toscana. Gallina Vecchia, insieme ad Acqua Cheta, il testo più famoso dell'autore fiorentino, e fotografa una Firenze in pieno cambiamento sociale. Con noi tutti gli anni, da quando abbiamo preso la direzione del Teatro Aurora, abbiamo accettato questa direzione. Tutti gli anni in cartellone facciamo uno spettacolo e parte dell'incasso va a un'associazione, a una fondazione che ha a che fare con la sanità, con l'aiuto alla comunità, della nostra comunità di Scandicci le Signe. Questa è la chiusura di una trilogia ideale che noi abbiamo fatto, io e la mia compagnia ho fatto, sulla lingua drammaturgica toscana, è partita 3 anni fa con la locandiera di Goldoni, che tanto ci ha dato soddisfazione, ricevendo anche premi importanti alla Biennale di Venezia, il premio regia. Abbiamo continuato con Luigi Del Buono Stenterello e chiudiamo con il Novecento, con questo capolavoro di Augusto Novelli. Non poteva andare in parallelo che con un'esigenza che la nostra comunità ha, quindi noi sposiamo sempre questi progetti. Ringraziamo il Signore che il popolo risponde. Ha come scopo la fondazione quella di agire su 3 macro aree importanti. Una è a livello culturale e scientifico, promuovendo quelle che sono la formazione dei medici, medici di medicina generale, medici ospedalieri e anche universitari, facendo 2 eventi culturali patrocinati e organizzati completamente da noi.
L'altro macro area è una macro area legata all'aspetto umanistico, perché siamo nel contesto fiorentino, quindi non è possibile non conoscere e sviscerare la nostra città nei luoghi un pochino più reconditi, un pochino più sconosciuti da quelle sono le grandi masse. E la terza macro area è la filantropia. La filantropia però è una filantropia, diciamo così, inversa, e l'esempio è costituito appunto da questo acquisto di un ecografo finalizzato all'apertura di una attività ambulatoriale che è quella degli accessi venosi vascolari. L'Unione fa cultura, cioè attraverso il teatro, attraverso la rappresentazione della Compagnia Maldestra, che ringrazio per la disponibilità che sempre dimostra in questo genere di occasioni, noi insieme a associazioni presenti sul territorio, ma ricordo lo SPCGL, ricordo l'Auser, ricordo la sezione Sociocop di Scandicci, il Teatro Aurora stesso, la Compagnia Maldestra, ecco, tutti insieme si riesce a coinvolgere la cittadinanza a scopo di beneficenza, perché poi l'obiettivo è mettere insieme delle risorse importanti che consentano l'acquisto di macchinari utili all'ospedale Torre Galli, San Giovanni di Dio, che è l'ospedale di riferimento non solamente per Scandicci, Lessigne, per il quartiere 4 di Firenze, ma per tanti, tanti cittadini e cittadine. E quindi questo è un obiettivo importante. Le persone partecipano nella consapevolezza di avere una serata di svago, si sta insieme, si condivide, diciamo, un percorso culturale, si fa anche due risate con la Compagnia Maldestro, e quindi nella, come dire, scelta e condivisione di un momento di rilassamento e di divertimento insieme ai propri cari, amici, in famiglia, al tempo stesso si ha la consapevolezza, dicevo, di partecipare ad un obiettivo importante, che è quello di fare beneficenza ad un luogo importantissimo, simbolo per il territorio, quale appunto il San Giovanni di Dio.